Buongiorno ragazze, come state? Allora, voglio presentarvi quattro prodotti di bellezza, ma non solo, naturali. Alcuni di questi sono multiuso, quindi perfetti, proprio quello che piace a me. Chi mi conosce sa che adoro i prodotti multiuso. Con un prodotto faccio tutto, cioè la mia passione praticamente. Allora, vi faccio vedere. Partiamo da, sono cose classicissime che esistono da una vita, ma che veramente sono il top. Allora, partiamo da il sapone di Marsiglia. Adesso questo qua c'era la scritta incisa, non si vede più, vabbè. Sapone di Marsiglia. Il sapone di Marsiglia, quello puro al 100%, ha tantissime proprietà e tantissimi usi. Allora, il sapone lo uso per lavarmi le mani, lo uso per fare la doccia, lo uso per lavare il viso la mattina. Lo posso usare per il bucato, per lavare i panni, lo posso usare addirittura per lavare i piatti, quindi lo massaggio nelle mani normalmente come quando mi lavo le mani, oppure su un panno, su una spugnetta e poi pulisco i piatti a mano. Mi lavo anche i capelli con questo sapone, poi vi metto il link di questo qua perché ho trovato questo e mi piace un sacco che non puzza ma profuma anche di citronella perché all'interno ha in più l'olio essenziale di citronella che d'estate oltretutto è utilissimo perché tiene anche lontani gli insetti. Tra l'altro, il sapone di Marsiglia, proprio l'originale, il 100% puro, è adatto anche per lavare e fare il bagnetto agli animali. Questo qua, che in più ha l'olio essenziale di citronella, ancora meglio perché tiene lontani ancora di più gli insetti, proprio gli acari, anche per loro le zanzare, eccetera, eccetera. Quindi questo veramente mi trovo benissimo perché avevo provato a usare il sapone di Aleppo, a parte che fa una puzza tremenda, cioè non mi piace. E poi avevo provato a lavare i capelli col sapone di Aleppo e mi rimanevano schifosi. I capelli tutti flosci, cioè troppo idratati, cioè troppo nutriti, non so, brutti, spenti. Non Con questo qua mi lavo i capelli. Allora, io ho i capelli crespi, cioè lo si vede adesso che è estate, se io non li tiro i miei capelli, adesso facendo il bagno oltretutto in piscina che c'è il cloro, sono proprio crespi. Quindi se non metto il balsamo muoio, nel senso che se non metto il balsamo non riesco neanche a pettinarli, cioè sono proprio tutti sembrano paglia. E con questa saponetta ho fatto la prova, mi sono lavati i capelli, oh, ma sapete che sono venuti, a parte bellissimi, lucidissimi, morbidissimi, non c'era bisogno del balsamo, quando li ho asciugati anche gonfi. C'è proprio una bella testa gonfia, stupenda, quindi mi sono trovata benissimo. Questa saponetta qua è perfetta pensando, tipo adesso che è ancora estate, per chi deve ancora andare al mare, di mettersela in valigia, perché vi capita dovervi lavare la maglietta, che ne so, qualsiasi cosa, di indumenti. Oltretutto il sapone di Marsiglia smacchia anche, è un pretrattante se mettete poi i capi in lavatrice, quindi perfetto. E poi fate tutto, veramente tutto con questo sapone qui. Cioè, addirittura anche per gli uomini per rasarsi, perché fa una schiumina talmente morbida, bellissima, si possono usare la schiuma del sapone di Marsiglia per la rasatura. Cioè, veramente tantissimi usi. Adesso sto pensando se ho dimenticato qualcosa, ma è veramente stupenda. Vi lascio il link perché questa qua, ripeto, anche la citronella dentro, l'olio essenziale di citronella ed è ottima perché solitamente un pochino puzza, cioè un po' di odore del sapone, no? Naturale, cioè invece questa qua no, poi è bella bianca, stupenda, mi sono trovata benissimo, l'ho presa su Amazon, cioè pagata forse 2 euro, una roba del genere. Questo sapone qua, se lo usate per uso cosmetico solo, beh, se lo usate per lavare i panni è normale che se ne consuma di più, però se lo usate solo per uso cosmetico è fantastico, è cosa mi è venuto in mente, cioè è fantastico, voglio dire, dura tantissimo, è fantastico, volevo dire dura tantissimo, oggi improvvisiamo, il caldo dà proprio alla testa, è vero? Allora, se voi lo grattugiate dentro uno spruzzino, lo lasciate sciogliere, lo potete grattugiare, potete anche magari scaldarlo in un pentolino, poi lo mettete in uno spruzzino. Questo qua va a diserbare il giardino, cioè andate a diserbare anche come si chiamano? Dagli acari delle piante, anche il prato, cioè potete spruzzarlo su tutto il prato. Andate a vedere magari, se andate a documentarvi su YouTube, vedete se ci sono dei video che spiegano, lo potete usare anche per quello. Sto pensando se mi venivano in mente altre cose. Mi sembra di aver detto tutto, veramente un multiuso eccezionale. Adoro, adoro. Quindi
Quindi sapone di Marsiglia. Poi un altro prodotto naturale multiuso, cioè guardate che boccettone, non me lo aspettavo. L'olio di cocco, miracoloso. Questo l'ho preso su Amazon perché io ero abituata a comprare un olio di cocco che trovavo solo in un negozio della mia città. E bellissimo, tra l'altro, cioè buonissimo, che aveva il vasetto alto così, largo, col tappo bianco, costosissimo, perché costava un botto quell'olio di cocco lì. So che non riuscivo più a trovarlo, cioè non sono più riuscita a trovarlo. Allora sono andata a cercare su Amazon, cerca, ho trovato sto qua, ma non avevo visto che ce n'era così tanto. Quando è arrivato ho detto, mazza, ma quanto olio di cocco. Allora, come lo uso? Innanzitutto un cucchiaio alla mattina a digiuno e poi bevo una tisana tiepida, di modo che questo cucchiaio d'olio vada giù e con la tisana tiepida appunto rimane liquido, va a impermeabilizzare tutte le pareti dell'intestino. Io ho una malattia all'intestino e di conseguenza per me questo è un toccasana. Tra l'altro l'olio di cocco, dovete sapere che lo danno addirittura ai bambini prematuri come ricostituente, perché è veramente portentoso. Quindi potete prenderlo la mattina a digiuno, come vi dicevo, uso alimentare. Potete usarlo al posto del burro per fare dei dolci, per cucinarlo. Potete usare anche semplicemente per ungere la padella quando dovete cucinare qualcosa, quindi in cucina. A uso cosmetico, per il viso, per la pelle, cioè per la pelle del corpo, pelle del viso. Basta che la inumidite prima. Cerco di capire se sta arrivando qualche corriere, perché io ho il citofono vivente, il Toby, che avvisa prima. Quindi per la pelle, Toby, zitto, se no si sente più cosa dico. Dicevo, se voi inumidite la pelle prima, ancora meglio. Per il viso mettete un tonico spray, se possibile, e poi l'olio di cocco è stupendo. Ricordatevi solo che è un ingrediente vegetale proprio puro, quindi con il caldo, se poi non vi fate una doccia, comunque resta un po' di odore di rancido. Questo soprattutto quando lo usate per i capelli. Potete farvi gli impacchi, le maschere, sempre prima capello umido però, perché sennò non lo assorbe. E vi fate una bella impacco, non andate sulle radici perché se non andate a ungere troppo poi dopo diventa complicato toglierlo, e poi lavate con lo shampoo e vi vengono i capelli stupendi, cioè va proprio a chiudere tutte le cuticole, resta le cuticole, è detto giusto? Ma ragazzi, lo sapete che veramente sto caldo mi dà la testa e non riesco più a capire cosa dico, non so neanche più i termini, sono quelli giusti. Va bene, vi va a chiudere il capello, per capirci, se avete le doppie punte, se è squamato si richiude, perché comunque l'olio di cocco è veramente spaziale. Se fate la tinta, ad esempio, per farla durare di più, fatevi gli impacchi di olio di cocco, così il capello rimane veramente con questa guaina più protetto, più riparato, e il colore dura di più. E poi quali altri usi non mi viene in mente adesso? Vabbè, d'estate è caldo, cioè sì, non riesco a parlare, d'estate fa caldo quindi diventa liquido, vedete? Però qua si sta già solidificando un pochino, non so come sia possibile perché fa caldissimo oggi, ma si vede che l'avevo messo in un punto dove magari era più fresco. Ed inverno invece diventa duro, diventa un burro. Infatti lo sto dicendo e so già che mi dimenticherò di farlo entro la prossima settimana, che diventerà più fresco. Devo travasarlo, perché poi se diventa più freddo questo solidifica e a me spiace, cioè nel senso è grosso questo boccetto, ogni volta apri col cucchiaio devi stare lì a raspare per tirare via la quantità che ti serve, cioè è meglio metterlo in boccettini piccoli, non col tappo, con l'apertura abbastanza larga, di modo che poi dopo prelevi col cucchiaino addirittura con le dita, cioè se è piccolo sai che anche se lo vai a usare lo usi solo te, anche se lo vai a contaminare, poi è piccolo, finisce in fretta, non c'è problema. Va bene, l'olio di cocco. Poi vi faccio vedere cosa uso io per i capelli, cioè io da una vita, veramente sono anni che non vado più dalla parrucchiera, ci sono andata una volta per farmi mettere a posto il colore e il taglio, perché li taglio io anche, perché avevo fatto un pasticcio con uno dei miei tanti pasticci quando volevo tornare bionda, perché io uso l'henné,
E di conseguenza l'enne dà dei riflessi, cioè se tu cerchi di tornare bionda ti dà dei riflessi blu, verde, tutte queste cose strane, e infatti avevo delle bande blu. Poi tra l'altro ho sbagliato a usare una tinta, volevo fare le ciocchette viola ed era viola questo colore, nella confezione era indicato viola dappertutto, quando poi l'ho utilizzato non era viola ma era un bluette che non è andato più via, cioè ancora adesso da questo lato di qua quando io li lavo e faccio bagno in piscina che comunque vanno via le colorazioni, vedo ancora questi aloni blu che sono orribili, veramente sui miei capelli orribili. Vabbè, comunque io da un secolo che uso l'enné, questo è quello con cui mi trovo meglio, si chiama, aspetta che togliamo la pinza, no qua non c'è scritto, Himalaya Henna Colors, poi ve lo scrivo, vi vado a cercare anche il link perché lo prendo su Amazon. Il colore castano, non ho provato, avevo provato anche quello più scuro che non mi ricordo come si chiamava, boh, comunque era più scuro perché non avevo trovato il castano e per me è troppo scuro l'altro. Questo qua adesso non vedete perché ho i capelli tutti tirati su, tutti appiccicati, però va bene perché sì, è abbastanza scuro perché io non sono così scura di capelli comunque. Oh, non so se definirlo un biondo scuro o un castano chiaro, comunque la tonalità è quella. Sembro scura, ma in realtà non lo sono. Li ho rossicci qua sotto, naturali, sto parlando dei capelli naturali. Un po' rosso mogano qua sotto ce li ho, perché mio papà comunque è un po' rossiccio qui, è biondo rossiccio, quindi io il rosso l'ho preso, un po' di rossiccio l'ho preso. E poi ho questo colore tipo mia figlia Diana, mia figlia, che è questo castano ma molto chiaro che d'estate diventi praticamente bionda, infatti sono sempre stata mesciata di biondo ma naturale, poi ovvio che con l'età poi vai dalla parrucchiera e inizi a farti le mesh, sono sempre stata mesciata, però perché sono passata a far l'enné? A parte il fatto della comodità di non dover sempre andare dalla parrucchiera e spendere un sacco di soldi, perché io ho una ricrescita velocissima, prendendo integratori, mettendo sempre creme, maschere, cioè curandoli i capelli e la pelle, anche le unghie mi crescono in frettissima. I capelli crescono alla velocità della luce, quindi vorrebbe dire per me andare dalla parrucchiera a fare le mesh ogni 2 settimane e mi costa un botto. Poi a me non piace andare dalla parrucchiera, sono sincera, non mi è mai piaciuto, mi annoio, mi viene male al collo stare piegata indietro. Ci sei troppo tempo, poi con i capelli lunghi fare le mesh ci vanno 3 ore, ma 3 ore non scherzo. E quindi per me è una rottura. In più, tutte le volte che io vado dalla parrucchiera, non so perché, per come, quando ci andavo poi di frequente, mi si riempiva la cute di dermatite, cioè venivano delle chiazze rotonde, grosse così, dei cerchi, con il perimetro del cerchio tutto in rilievo rosso, cioè proprio in rilievo, se tu toccavi sentivi proprio questa, sembrava un scavato, questo cerchio che veniva su fuori in rilievo, e all'interno del cerchio tutta la pelle che si desquamava. Cioè una roba orribile e poi prurito, dolore, cioè una cosa, probabilmente una reazione allergica ai prodotti che usano, non lo so, ti dicono sempre che usano dei prodotti buonissimi, bla 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 bla, fatto sta che a me fa reazione e quindi non mi fido più tanto ad andare dalla parrucchiera, infatti l'ultima volta gliel'ho detto, vabbè, comunque per farla breve, se avete problemi di cute, di forfora, di cute grassa, dermatiti, desquamazione, qualsiasi cosa, sappiate che da quando io uso l'enné, anche se non è l'enné puro, perché l'enné puro è rosso, ok, però qua c'è l'enné insieme ad altre erbe, sono comunque sempre erbe, anche se non è l'enné quello, cioè che poi se voi dite la parrucchiera uso l'enné, ah ma quello lì non è l'enné originale perché chi se ne frega, nella serie è roba naturale, sì. Mi sta facendo bene? Sì, è miracolosa. Allora vi dico, la mia cute è tornata come nuova. Dopo anni e anni che io andavo dalla parrucchiera e mi dicevano: ah, come mai? Guarda qua, che roba, non è possibile. Erano i prodotti, ragazze, erano i prodotti che usavano loro e che usavo io a casa, probabilmente erano i prodotti. Con l'enne non mi è mai più successo di avere né forfora, né dermatite, né pruriti, niente. Cute perfetta. In più, l'enne mi sigilla il capello, cioè il capello diventa più spesso, più lucido, più bello, più sano. Non ho mai più avuto doppie punte, nonostante io li liscio tutte le volte, cioè ogni volta che io faccio, lavo i capelli,
Poi con la spazzola tonda, quella di, non è di ferro, vabbè, quella di come si dice, di acciaio, no? Quella rotonda con tutti le peluche rigidi, per capirci alla buona. Comunque li tiro, cioè nel senso con la piega, col phon, e si danneggiano normalmente i capelli. Devo dire che da quando uso le ne, cioè io i capelli non ce li ho più rovinati. Non ho più il capello biondo perché non si può più fare il capello biondo, però non me ne frega niente sinceramente perché trovo che non sto più benissimo con i capelli biondi perché non sono più, ripeto, giovanissima e la mia carnagione comunque secondo me col capello biondo non è che mi vedo più vecchia in sostanza col capello biondo. E ripeto, non me ne frega più niente, non sono più bionda, è per questo che non sono più bionda e non faccio più le mesh. Perché in ogni caso, anche se io vado a farmi le mesh, cioè se resisto come ho fatto quest'estate, anzi quest'estate, già da prima dell'estate, che sono andata alla parrucchiera a fare questa sistemazione di quelle bande blu che avevo, no? Mi ha fatto un gloss, ho speso un botto di soldi, vabbè, fa lo stesso, le ho sistemati. E mi ha spiegato non fare più denni. Fai queste colorazioni veloci perché così se ne fai per un bel po' va via tutto vanno via tutti gli strati di henné, riusciamo poi a fare di nuovo le mesh. Però poi io dopo un certo punto dopo, a parte che mi costava comunque anche costando poco queste tinte cioè anche 7, 8, 9 adesso non mi ricordo quanti euro, 10 euro facciamo, però io ogni 2 settimane dovevo farne una e quindi già mi scocciava. E il discorso è che poi mi sono detta ok però poi io vado a fare le mesh. Va bene, però i capelli mi diventano crespissimi, cioè mi si rovinano con le mesh, diventano bruttissimi i capelli. Immaginati te io d'estate, che già così che sono curati, comunque sono un po' crespetti. Pensate io d'estate, vado in giro che sembra una scopa di paglia, scusa. Sembra che c'è una scopa di paglia in testa, solo per avere il capello con le mesh bionde? Anche no. Allora ho ripreso a farmi questo. Allora, come lo preparo? Semplicissimo, l'unica rottura è che dovete stare lì almeno 1 ora/2, sarebbero anche 3 le ore da tenerlo su. Allora, prendo l'acqua calda, un ciotolino, deve essere tutto di plastica, cucchiaino di plastica, di quelli, li compro all'IKEA, quelli per i bambini, quelli che usi sempre, non li usa e getta. Poi volete, volendo potete usare anche gli usa e getta, però vabbè, sono più molli. Metto 2, 3, 4 cucchiaini in un ciotolino di plastica, io uso i barattolini che mi avanzano della Lush. Poi metto quest'acqua calda. Allora, solitamente metto il latte in realtà. Potete scegliere voi. Allora, o mettete l'acqua calda e poi ci mettete qualche goccia di limone, oppure mettete il latte caldo, deve essere bello caldo, cioè bollente. Io metto il latte bollente, poi metto comunque qualche goccia di limone. Perché non so che si dicono che ossida, sì, che se non mi ricordo perché comunque si fa così. Diventa praticamente una maschera. La consistenza deve essere non troppo liquida, non troppo densa. Poi vado a lavarmi i capelli, li lavo proprio con lo shampoo e tutto. Capelli bagnati, tamponati con l'asciugamano, mi metto l'asciugamano sulle spalle, pinza qua, che rimane chiuso. Guanti, la preparazione dell'henné è una cosa un po' così, però. Però i risultati sono veramente fantastici. Guanti e poi pettinati giù dritti, poi col pettine quello a punta inizio a dividere e plac plac col pennellino inizio a fare tutte le sezioni, no? Parto da qua, bene tutto sulle radici di questa zona qua, che non rimanga niente scoperto. Faccio tutte le radici, poi sposto, faccio di qua, faccio tutto questo. Dopodiché decido se fare anche il resto dei capelli. Allora, visto che io sono sempre stata bionda, spesso faccio solo la radice e lascio poi tutto il resto normale, non lo fa. Se però ce li ho un po' rovinati perché d'estate, il cloro, eccetera, eccetera, allora vado a farlo anche sulle lunghezze. È un po' più complicato se lo fate da sola se avete i capelli lunghi, perché comunque poi non riuscite a. Cioè, è una specie di maschera, ma diventa un po' difficile, però si fa. Tiro su tutto, li schiaccio bene. Metto la cuffia da doccia e anche lì è il bello perché arriva sempre il corriere e faccio schifo con la cuffia da doccia. Vabbè, cuffia da doccia, se arriva il corriere, vi mettete sopra un asciugamano a turbante, così non si vede. Tempo di posa, ripeto, l'unica rottura è quella. Tempo di posa. Allora, se l'avete appena fatto e lo state rinfrescando, potete tenerlo su anche 1 ora, se no 2 ore almeno, bisogna tenerlo su. E poi, visto che l'avete lavati prima.
lo sciacquate molto molto bene, però teoricamente non bisognerebbe più usare lo shampoo quando li sciacquate, cosa che io invece spesso faccio perché ha un odore di erbe e a volte vi dà fastidio, però non ve lo fa durare, non ve lo fa ossidare, quindi è sbagliato. Sciacquateli e basta. Sciacquateli bene, magari massaggiate bene la testa che non restino residui sulla cute. Asciugate i capelli, veramente ve li rigenera, vi rigenera la cute e i capelli diventano bellissimi. Cioè, veramente fidatevi, stupendi. Io non lo mollo più. Tra l'altro, queste confezioni qua che sto prendendo io durano una vita. Sono 500 grammi di prodotto, cioè mi dura tantissimo perché me ne basta poco. Poi potete anche mischiarli insieme. Ad esempio, questo è castano. Volendo, prendo il colore più ramato e metto magari un cucchiaino di ramato e due di castano, no? E mi vengono magari dei riflessi più dorati. Potete fare come volete. Da che l'ho scoperto, giuro che i miei capelli sono migliorati tantissimo. Non saranno più quei capelli biondi, la chioma, ma non me ne frega niente perché per avere i capelli biondi rovinati preferisco averli castani, sani. E poi è proprio piacevole quando passo le mani fra i capelli, non oggi, però quando passo le mani fra i capelli sono morbidi, cioè sono proprio, ho sempre voglia di toccare i capelli, sono proprio morbidi, poi sono lucidi, sono tutti chiusi, non hanno le doppie punte, sono perfetti. Boh, vi metto il link di questo qua, poi ce ne sono un sacco in commercio, non chiedetemi degli altri perché io sinceramente ne ho provati tanti ma non ricordo più com'erano gli altri. Poi, Dulcis in fundo, mi sono dilungata tantissimo, una scoperta che ho fatto forse 2 anni fa, poi non l'ho più comprata, questa cremina per il viso, ragazzi, è stupenda. Allora, il marchio è Ilex Wood, è una piccola azienda, penso a conduzione familiare. Io l'avevo presa questa crema qua e forse anche qualche altro prodotto di questa azienda che però l'avevo presa direttamente dall'azienda, ma adesso non li trovo su Amazon perché forse devi. Sì, perché hanno poi con la Brexit, questi sono prodotti UK, quindi del Regno Unito, adesso con la Brexit è un casino, cioè non arrivano. E su Amazon mi sembra che c'è anche il contorno occhi. E qualcos'altro che non mi ricordo, non mi ricordo che altro. Vabbè, comunque è buonissima. Tutti ingredienti naturali. L'altra volta me l'ha finita, cioè me l'ha usata Christian. A vangate, è una crema. Vi leggo cosa c'è, poi vi dico come usarla. Allora, burro di karité, olio di jojoba, olio di cocco, olio di semi di raspberry. Che cos'è, già il lampone? Vabbè, mi sembra di sì, comunque olio di semi di raspberry. Poi qua, boh, frankincense sarà l'incenso, penso. Rosa damascena. Poi c'è un'altra cosa, geranio, lavanda, lavanda, angustifolia, lavanda. E la vitamina E, cioè è una crema totalmente naturale. Non c'è un ingrediente che non sia naturale, sono tutti naturali. Vi ho letto tutto, non è che ho letto solo l'ingrediente naturale, ho letto tutto. 50 ml mi sembra, fammi vedere se c'è scritto da qualche parte. No, 60 ml di prodotto di più. Allora, questa crema è ricchissima, è untissima, ve lo dico, però ha un profumo buonissimo, tra l'altro. Proprio aromaterapia questa, come piace a me. Allora, per le pelli di una certa età, anche non di una certa super certa età, però, per le pelli, anche per le pelli giovani, però, visto che è una crema molto nutriente, molto ricca, allora, di giorno la potete anche usare, ma non subito prima del trucco, perché, ripeto, è molto grassa, è molto unta. Magari sulla mano ve la faccio vedere perché sono truccata. Ne basta pochissima, eh. Cioè, non andate a mettere dentro il dito come ha fatto Christian, che me la fine. Guardate, come la spalmo si scioglie, perché questi sono tutti burri e oli, vedete? Cioè, ne basta pochissima perché con una micro quantità vi fate già tutto il viso. Allora, queste sono proprio quelle creme perfette, anche in estate, da mettere la sera prima di andare a dormire, da massaggiare un bel po', perché vi lasciano una pelle, ragazzi, che è una cosa spaziale. Io adoro queste creme fatte così. Cioè, io adoro la crema che mi unge, mi nutre, perché poi io noto
che una volta che è assorbita benissimo, sempre prima il tonico spray, allora mettetevi il tonico spray, imparate a mettere il tonico spray, cioè prendete questa abitudine perché vi migliora tantissimo, intanto vi chiude tutti i pori, vi pulisce, vi idrata tantissimo la pelle, le rughe si riducono tantissimo, tonico spray, mi raccomando, se è naturale meglio. Mettete sopra questa. Pochissima, la stendetela, massaggiate bene, va bene anche contro gli occhi, la metto anche sugli occhi, massaggio tutto, collo, décolleté. Quando è completamente assorbita, dovete proprio lasciare massaggiare per un bel po' perché è molto ricca, eh? Fatela assorbire benissimo, se la mettete la sera non coricatevi subito sul cuscino perché sennò se la assorbe il cuscino è buonanotte, secchio. tenetela lì, lasciatela un po', poi ogni tanto massaggiate perché alla pelle fa anche bene massaggiare. Allora, la mattina quando vi svegliate, a parte che c'è, cioè, questi ingredienti qua sono talmente ricchi e sono talmente buoni che vi vanno proprio a riempire i tessuti, quindi le rughe spariscono. Adesso non è che dico se la mettete una volta, il giorno dopo non avete più le rughe, però si riempie proprio la pelle, ve la sentite tonica la mattina, siete proprio la pelle soda, elastica, tonica, luminosa, bella al tatto, cioè quando toccate sentite proprio la pelle bella. Vi fate la detersione del viso e siete a posto. Poi ripeto, per chi volesse usarla anche di giorno, ovviamente tenete presente che è come mettersi l'olio di cocco, anzi, è ancora peggio perché ci sono i burri, c'è il burro di karité e ci sono tutti quegli oli essenziali, è ricchissima. Quindi, se la volete mettere, mettetela, ma non se andate, dovete andare in giro, dovete truccarvi, a meno che non aspettate 2 ore o forse anche 3. Che la pelle abbia assorbito del tutto, perché sennò poi butta fuori comunque untuosità e vi scioglie il trucco, perché gli oli sciolgono il trucco, quindi no. Però se tipo adesso che estate e non dovete andare da nessuna parte, volete metterla di giorno, mettetela. Ci fosse una crema così per il corpo, questo qua è un balsamo, ecco, avete preso il sole tutto il giorno, mettetevi questa la sera, che questa vi va a lenire tutti i rossori, tutti i gonfiori, cioè questa è perfetta. E io cercavo proprio una crema del viso così e non riuscivo a trovarla perché io la voglio naturale. Queste creme così ricche, io le voglio naturali. Allora, un altro discorso per la crema da giorno che la devo mettere sotto al trucco, allora mi sta bene che ci siano anche altri tipi di ingredienti, non ha importanza, anzi, perché magari mi tiene anche di più il trucco, non mi viene fuori l'untuosità, eccetera, eccetera. Ma questa qua, ragazzi, è buonissima. Vi lascio il link, vado a cercarlo, vi lascio il link. E poi ha un profumo d'aromaterapia spaziale, quindi le mie scoperte, cioè questa è una scoperta che ho fatto già da un po'. Le altre non sono scoperte, sono i rimedi della nonna, sapone di Marsiglia, l'olio di cocco, questo qua di Amazon, è buonissimo tra l'altro, ragazzi, ha un gusto buonissimo, quindi questo ve lo consiglio e vi consiglio lui. Quindi 4 prodotti, vi lascio il link sotto. Spero tanto di esservi stata utile. Scrivetelo nei commenti se usate già queste cose, se c'è qualcosa in più che mi sono dimenticata di dire che voi conoscete riguardo questi prodotti. Aiutatemi, aiutiamoci. Quindi nei commenti scrivete per piacere. Vi mando un mega bacio. Grazie per avermi seguita. Se vi fa piacere, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Buona giornata.